Prendete i pennelli, si ricomincia a dipingere! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova lezione del corso di pittura. Finalmente riprendiamo i pennelli e ricominciamo a dipingere. Oggi faremo lo sfondo del quadro. Cosa mi state lamentando? Ma come lo sfondo? Dovevamo fare il naso, i capelli, la bocca? Eh sì, lo so, faremo tutto, ma prima occorre definire lo sfondo, perché poi tutte le particolareggiature dovranno sovrapporsi ad esso. Quindi se lo facessimo alla fine, poi dovremmo rifare tutti i contorni della figura, capelli compresi. Quindi lo sfondo si fa prima che la figura sia tutta definita. Quindi spostiamoci sul cavalletto e vediamo come rendere la movimentata profondità di uno sfondo per un ritratto. Cominciamo il nostro sfondo e comincio naturalmente dall'angolo. Per fare un buono sfondo bisogna andare dai colori più scuri verso i colori più chiari verso la figura. Io voglio che questo sfondo abbia i colori del verde, perché il verde, un verde quasi khaki, è quello che meglio si adatta, è un colore quasi neutro che meglio si adatta al Tony che poi prenderà la divisa, che ancora non ho deciso quali siano, non che li decida io, ma dipendono molto dal fatto da che tipo di divisa decida di dipingere, se quella di gala, se quella ordinaria, se quella estiva o quella invernale, perché se quella di gala sarà invernale sarà nera, quella di gala estiva sarà bianco panna, quella ordinaria invece sarà verde khaki, ma ancora non lo so. Deciderò anche sentendo il parere di mia madre, perché naturalmente questo quadro piace molto anche a lei, vuole vederlo finito bene anche lei. Adesso i toni, vi dicevo, devono partire più scuri nell'angolo e divenire via via più chiari, ma non più chiari tutto attorno alla figura dando una sorta di aura santificatrice, no, vogliamo dare dei toni chiari che diano profondità allo sfondo, che non essendo uno sfondo definito ma essendo semplicemente uno sfondo dato da una vibrazione di tono del verde, deve comunque avere un senso di profondità che accolga l'immagine, e quindi questa chiarificazione del colore deve essere solamente da una parte più evidente, mentre dall'altra deve arrivare leggera, perché arriva con l'immissione della luce. L'immissione della luce batte sulla figura, la oltrepassa e quindi qui non torna leggermente più chiaro. Ma adesso cominciamo ad apporre il colore. Allora, fare lo sfondo non è cosa semplicissima, perché ci si può stare a lavorare anche giorni e giorni, speriamo questo non sia il nostro caso. Quindi abbiamo detto che voglio dare i toni del verde, e allora per questo quadro non userò il liquid come medium da questo momento in poi, ma userò un altro medium alchidico che ho trovato, ed è questo, quello di Volo di Firenze, che non ho mai acquistato per il prezzo molto basso. Infatti tutto questo barattolone costa 5,30 euro, però mi sono detta, se è buono come il liquid, perché non suggerirglielo? Quindi lo proverò insieme a voi. Tanto danno non ne può fare, voglio dire, lo proverò insieme a voi e vi dirò se ve lo consiglio oppure no, perché in caso fosse buono ci sarebbe proprio un gran bel risparmio da fare. Proviamoli insieme. Come si presenta? Più o meno come il liquid, un colore miele ambrato, spero riusciate a vederlo, l'ho messo qui perché oggi me ne serve tanto, un colore miele ambrato, è leggermente più liquido, ma secondo me per quello che devo fare oggi poco importa, l'odore è lo stesso. Allora, prendo la mia tavolozza. La mia tavolozza oggi è composta da un verde vescica, un terra di siena bruciato, un terra ombra naturale, un nero, un ocra giallo, un giallo Napoli e un bianco di titanio. E quindi il medium alchidico posto al centro. Intingo il pennello nel medium e lo sporco con il nero e comincio ad apporre proprio il nero puro sull'angolo. Poi subito dopo sporco con il verde vescica e quindi verrà un nero un po' sporco di verde. Faccio la stessa cosa anche sull'angolo opposto, che non vi faccio vedere per ragioni di inquadratura, sennò dovrei spostare ogni minuto la videocamera. Adesso immetto il medium, guardate come fluidifica il colore.
un altro po' di nero puro questa volta, perché tanto sotto trova la base, e un bel po' di verde. Una punta di medium. E verde. Fate imbibire proprio tutta la tela di colore, non lasciate parti non dipinte. Ancora verde. Verde vescica è un verde molto scuro, eh? Ok, adesso introduco un po' di terra di Siena bruciata per riscaldare ulteriormente il colore. Lo sovrappongo a fresco, eh? Il verde, un po' di liquin e lo sporco. Questi cambi cromatici servono per far vibrare il colore, per farlo più movimentato, non troppo piatto. Io per adesso sto andando in orizzontale, ma poi darò un verso più mosso allo sfondo. Sto andando in orizzontale e verticale, come vedete, alterno, per entrare nella trama della tela ben bene. Poi cambierò anche pennello, ne prenderò uno meno duro. E continuo così, e man mano vedrete che mi avvicinerò verso il centro, specialmente da questa parte, immetterò dei colori sempre più chiari. Adesso io qui vado a mettere un terra ombra naturale per dare un tono più antico, diciamo così, antico e verdognolo al tono del verde, perché il verde vescica è un verde molto moderno secondo me, anche se è un verde antichissimo, ma è un verde che in questo momento va molto di moda, quindi darebbe al quadro una visione troppo moderna. Vedete, invece vi faccio vedere il terrombra naturale in purezza com'è, con un po' di medium. Vedete questo marrone quasi verdastro, marrone cenere, diciamo così, e in questo modo il quadro acquisisce tutto un colorito più classico. Naturalmente adesso lo sfondo è troppo scuro, ora qui lo movimenteremo. Comunque, intanto continuo con i colori scuri, metto nero sempre negli angoli e lo faccio entrare intersecandolo con gli altri colori, così. E adesso una punta di ocra gialla, tutto con lo stesso pennello, eh? Mi avvicino alla figura col terra ombra naturale. E adesso con un po' di terra di Siena bruciata. Aggiungo un po' di medium e stendo bene il colore, lo faccio entrare nella fibra della tela. Rimanendo fedele ai contorni, perché sennò poi, se non siamo abituati ad andare ad occhio, ci perdiamo, quindi non sfalsiamo troppo i contorni, deliniamoci il nostro campo di azione.
Quindi qui poi, dopo che avrò fatto tutta la spalla, a contorno potremo andare più liberi. Perché poi i capelli naturalmente si intersecheranno con lo sfondo, motivo per cui lo sfondo deve essere pronto prima di definire tutta la figura, perché poi la figura occuperà, sborderà, occuperà questo sfondo diventando armonica. Se invece i contorni fossero precisi precisi con lo sfondo, io andassi col pennello a delinearlo così, una volta che la figura è completa, la figura verrebbe estranea allo sfondo, non verrebbe ad occuparlo, ma verrebbe a dividerlo, avrebbero una pari intensità. Quindi ricordatevi sempre che lo sfondo va fatto una volta definita la posizione della figura, ma prima che sia particolareggiata, perché poi per esempio il viso sborderà la divisa, la farò andare oltre, in maniera che questa persona, che oggi è mio padre, ma domani potrebbe essere anche un ritratto allegro, familiare, un ritratto di vita quotidiana di persone viventi, comunque occupino uno spazio. E questo si fa nella medesima maniera sia quando lo sfondo è a campitura unitaria, come è il caso degli antenati, quindi questo tipo di quadro, che sia nei ritratti semplici, quelli comuni, dove magari lo sfondo può essere una città, può essere un bel prato, un bel cielo, qualunque cosa vi aggradi. Metto il verde. Allora, un modo di usare i medium alchilici, loro suggeriscono di usarlo fino al 50%, ma io al 50% non lo userei se non per delle velature. Io lo uso sempre 1 su 3. Come proporzioni, quindi una parte di medium e 3 o 4 di colore addirittura. Ora io vi faccio vedere questo lato perché poi dall'altra parte sarà esattamente la medesima cosa, quindi parlo mentre vi faccio vedere questo e poi dall'altra parte andrò più liberamente. Sappiate soltanto che schiarirò di meno in prossimità della figura dall'altro lato. Adesso metto un altro po' di terra di siena bruciata per scaldare. Adesso ovviamente dell'ocra gialla. Qui metto del colore scuro, del medium, lo stiro bene. Lo stiro bene e poi, arrivati al congiungimento, prendo un po' di medium e mitigo le due parti.
Finora questo medium si sta comportando molto bene e asciuga velocemente. Guardate qua, se non insisto col pennello, il colore è quasi asciutto. Ha un punto di asciugatura forse superiore al liquin, il che potrebbe tornarvi utile. Adesso prendo un po' di giallo Napoli e lo appongo proprio vicino alla figura. E lo sfumo bene. È puro, eh? Dite la verità, pensavate che lo sfondo fosse più facile da fare? Quattro colpi di pennello e voilà, niente chiaroscuri, niente di niente. Eh no, lo sfondo è una parte molto importante dei dipinti, va molto curata. È quella che ci fa concentrare sulla figura principale. Quindi deve essere molto lavorata e ben fatto. Continuo con giallo Napoli passato al naturale, senza medium, perché tanto il medium c'è sotto, quindi prende quello di sotto. Prendo una puntina di verde, siccome non voglio che il quadro perda brillantezza, lo aggiungo. Aggiungo però un po' di medium per farlo disciogliere nel colore. Lo spezzo e poi lo ristiro. Ancora del giallo Napoli. Vado ad infittire gli scuri dell'angolo. Ora che è un po' più asciuttello. Aggiungo del terra ombra naturale e poi vi faccio vedere cosa dovete fare. Con un pennello grande, di setola di bue, ma abbastanza morbido, ripassate su tutto. Dovete togliere tutte le striature da pennello duro. E dare un'unità al fondo. Questo darà un movimento al colore che si andrà spandendo. Naturalmente questi pennelli perdono peli, quindi, e nello stesso tempo quindi disfumerà perfettamente tutto
lì dove è reputata necessario dover aggiungere dell'altro colore o abbassare dei toni, andate sempre ormai con questo. Quindi per esempio qui io prendo del giallo Napoli e lo passo e lo stiro via, prendo un po' di medium e mi aiuto. Vedete come il pennello quasi asciutto, cioè non dipinge, il deve solamente ridistribuire il colore in maniera omogenea e vibrante. Lavoratelo il colore, togliete i peletti dei pennelli e lavoratelo. Qui aggiungo dell'ocra. Del medium. Del giallo Napoli. Questa volta con del medium. Qui del terra ombra. E continuo. E come al solito poi con questa porto in giro il colore uniformemente. Quando sarete soddisfatti delle intensità, ma questo non posso essere io a dirvelo, dovrete capirlo da soli con la vostra sensibilità, fermatevi e procedete in un altro pezzo. Vi consiglio sempre di andare per gradi, perché a mettere c'è sempre possibilità, a togliere diventa sempre più difficile. Poi diventa un pasticcio, anche la materia diventa troppo spessa e quindi diventa diversa da quella dell'opera e non va bene. Portate verso la figura, non importa se sporcate, poi lo riprendete. Ma vi dicevo, deve entrare nella figura. Ok, ora sistemiamo anche qui. Questo è lo sfondo visto frontalmente. Guardate la vibrazione di colore, guardate il decrescere della tonalità, ancora è abbastanza scuro, forse lo schiarirò ancora, non ne sono sicura. L'angolo scurissimo che poi tirerò, qualche vibrazione di verde la vedete? E anche quella comunque, i colori sono un po' sfalsati in videocamera. Anche quella poi andrà a essere stesa e poi piano piano stenderemo anche tutto lungo il quadro. Ora vi rimetto lì, io continuo a dipingere in silenzio, sappiate solamente che la tecnica di immissione del colore rimarrà sempre la medesima. Per esempio qui togliamo questa trasparenza. Nello sfondo vi accorgerete quanto è importante la preparazione del supporto, perché partecipa moltissimo del rifrangersi del colore sulla tela. Quindi se non l'avrete preparato o siete stati avventati nella preparazione dello sfondo, tutto questo poi si ripercuoterà sul dipinto, perché il dipinto risulterà freddo, un po' così, meno reale. Come al solito definiamoci i contorni. Poi quando sarà un po' più asciutto ritorneremo da questa parte. Adesso continuiamo a dipingere.
Penso che abbiate capito come sto procedendo. Adesso ho lasciato asciugare un pochettino mentre ho fatto l'altra parte. Devo dare, come vi dicevo, quel tono di leggermente più chiaro. E allora cosa faccio? Unisco del bianco di titanio con del giallo Napoli e lo diluisco ben bene. Quindi do qualche tocchetto e lo stendo piano piano. Faccio rinvenire il colore sotto, glielo permeo piano piano. E allora bianco titanio una puntina, giallo Napoli una puntina, liquin una puntina. Ok, e quindi inserisco tutto attorno così piano piano e stempero. Siate delicati in questa fase, non mettete troppo colore, stendete bene perché sennò vi viene una porcheria. E stirate moltissimo il colore verso l'esterno, quindi poi alla fine dovrete fare in modo che non sia più visibile l'attacco dell'uno e dell'altro. Non cambiate il verso. E quando sarete contenti del tono raggiunto, fermatevi. Naturalmente ora continuerò nello stesso medesimo modo i laterali. Naturalmente continuerò nello stesso medesimo modo i laterali, ma è inutile tenervi qui a vedere questa cosa. Casomai poi vi faccio una foto e vi faccio vedere la fine, appunto, com'è venuta, così vi faccio vedere anche il particolare frontale del quadro, perché quello che state vedendo voi non è proprio la vera verità, nel senso che essendo in controluce vedete tutte le striature del pennello, cosa che per esempio io qui non vedo per nulla, mentre qui vedo evidentissime, vedo il bordo del telaio che non si vede. Quindi vi faccio una bella foto veritiera e potrete apprezzare poi le sfumature dello sfondo. Ci vediamo di là. Avete visto? Vi sembrava una cosa più semplice, dite la verità. E invece anche qua bisogna valutare le luci, le ombre, per far uscire maggiormente e in maniera migliore da protagonista il soggetto del quadro. Spero che anche questa lezione vi sia piaciuta e vi rimando alla prossima, che non tarderà ad arrivare, statene certi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!